Battipaglia, arrestato marocchino. Parchimetri guasti a Battipaglia, ritardi nella manutenzione. Vertenza ISIS, locazione pronta. Ospedale di Eboli, incontro con Giordano. Allerta meteo, codice colore giallo. Referendum costituzionale, incontro a Battipaglia. Pestum, entra nella casa della Dea. I carabinieri di Battipaglia hanno rintracciato e tratto in arresto il catturando Bouchaib Jourfi, 37enne marocchino, domiciliato a Montecorvino Rovella, colpito dall'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso 6 settembre dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, dovendo scontare la pena di 4 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, reati commessi nei confronti dell'ex convivente 46enne rumena residente ad Olevano sul Tusciano. L'extracomunitario è stato bloccato a Battipaglia mentre si aggirava per il mercato rionale di Sant'Anna. Ancora una volta i parchimetri a Battipaglia non funzionano. Le persone che si trovano a parcheggiare a pagamento si ritrovano con i dispositivi o privi di carta per il rilascio delle ricevute oppure non vengono svuotati provocandone l'arresto. I parchimetri sono gestiti direttamente dal comune di Battipaglia che si avvale del personale della municipalizzata Alba Ecologia SRL e della Polizia Municipale per controllare quotidianamente tutti i dispositivi della città. I ritardi nella manutenzione sembrerebbero dovuti alla difficoltà riscontrata dagli uffici preposti nel trovare dei pezzi di ricambio. Il contratto di locazione è pronto, sarà di 2 anni e sarà rinnovabile. Manca solo il via libera dell'ASL per trasferire l'ISES da Piazza Pendino al centro polivalente di San Cosma e Damiano. Ieri mattina in comune si è svolto un incontro tra il sindaco di Eboli e diversi protagonisti della vertenza. Gli ex dirigenti Gaeta e Bellantonio, i sindacalisti Scotillo, Cataldo, Vece e Paladino. Non appena Giordano ci conferma l'accreditamento dell'ISES, firmeremo il contratto a tempo determinato, ha spiegato Cariello a fine incontro. Col trasferimento dell'ISES, che pagherà l'affitto al comune, verranno salvati 90 posti di lavoro. Il centro di San Cosma, in via di completamento, dovrà subire lievi modifiche strutturali. Notizie contrastanti sull'ospedale di Eboli. Una delegazione del Comitato Spontaneo a difesa della Maria Santissima Addolorata incontra il manager Antonio Giordano con la presidente Rosa Adelizzi. Dal summit sarebbe emersa la disponibilità ad aprire un pronto soccorso pediatrico e l'arrivo di infermieri. Invece, le RSU sindacali della CISL con Emidio Sparano e Antonio Ristallo hanno messo in evidenza tutta la loro preoccupazione per l'abbandono dell'ASL nei confronti del Maria Santissima Addolorata, invitando i politici e il sindaco di Eboli Cariello ad intervenire e far sentire la loro voce. Sottolineano che ogni politico che è passato anche alla guida della regione Campania dimentica l'ospedale di Eboli. Continua l'allerta meteo da parte della Giunta regionale della Campania e della Protezione Civile, che hanno diramato per l'intera giornata di oggi fino a domattina un nuovo avviso con codice di criticità colore giallo. Attivato il presidio operativo comunale presso la sede del Nucleo Comunale di Protezione Civile ubicata in via Gonzaga Battipaglia, che garantirà il rapporto costante con Regione, Provincia, Prefettura e il flusso di informazioni ai referenti preposti. Il Comitato per il No alle riforme costituzionali di Battipaglia non ha mai fatto mancare il libero dibattito sui temi delle riforme costituzionali. Prossimo importante appuntamento è l'incontro pubblico con cui i cittadini potranno confrontarsi sui temi della democrazia costituzionale, programmato per sabato 8 ottobre alle 17 a Palazzo di Città. Saranno presenti i massimi esperti italiani in tema di economia e di diritto costituzionale, il dottore Erasmo Venosi, il professore Ugo Grassi e il professore Massimo Villone. Sabato e domenica a Pestum dalle 8.30 alle 19.30 si entra nel Tempio di Atena.
I visitatori potranno attraversare le colonne del tempio costruito intorno al 500 a.C. e godere dello spettacolo di un tramonto che riserva lo stesso fascino da oltre 2500 anni. In occasione dell'apertura straordinaria serale di sabato dalle 19.30 alle 22.30, il biglietto di accesso al museo agli scavi è di 1 euro ed è consentito anche entrare nel tempio.